chiaramente allo streaming su stadioradio.it, oppure se vorrete tra uno dei canali streaming delle nostre emittenti radio. Continuano la diretta Facebook e YouTube, mentre continuiamo anche con gli interventi. Andiamo dal direttore generale Giannoni del Castrovillari, ben ritrovato. Sì, salve, ben ritrovati. Chiaramente si parte da questi due gol annullati dopo l'1-0 degli ospiti. Sì, due gol che hanno ovviamente condizionato la partita e purtroppo ci siamo ritrovati a perderla. Sì. Nonostante una bella gara disputata al Castrovillari, perché il gioco, insomma, l'ha espresso, ha avuto anche diverse occasioni, le aveva pure concretizzate, è chiaro. È difficile andare a rete, però quando poi si va a rete e si vede anche annullati i gol, chiaramente Certo. il rammarico. Ma avete Guarda, avuto modo di valutarli rammarico. nuovamente da eventuali immagini video? No, ancora no, ancora no, ancora no. In presa diretta su entrambi avete contezza, insomma, quasi la certezza che fossero entrambi regolari? Li valuteremo e li vedremo. A prescindere da questo, rimane un rammarico per questo, dobbiamo pensare già a Portici, dobbiamo buttarci avanti, dobbiamo andare avanti. Sì. Restare concentrati. Quest'anno sta andando così, l'arbitro, ci sono delle partite che ti magari favorisce, quest'anno ci sta girando male sotto questo punto di vista. Siamo consapevoli, però non dobbiamo tenere i nervi saldi e restare concentrati su quello che dobbiamo fare noi, che non è arbitrare ma è giocare a pallone. Beh, senza dubbio. È chiaro che vedere anche la squadra che esprime un buon gioco e crea occasioni da rete, questo dovrebbe dare fiducia per affrontare, insomma, certo, quello che rimane. Comunque non dobbiamo, certo, alla fine abbiamo visto il risultato e non dobbiamo collarci su questo, ma dobbiamo cercare di creare sempre più occasioni e cercare di mettere la palla dentro più volte possibile arrivato a questo punto. Sì. Allora, avete appunto questa gara da recuperare con il Portici, quindi mercoledì, prima di scendere in casa della Cavese. Sì. Sarà sì, una settimana importante anche per... una settimana importantissima, appunto, proprio per maggior ragione, dobbiamo pensare alla prossima partita. Un passo alla volta, ma sarà un mese importantissimo, chiaramente. Guardavo un attimino quello che è il vostro cammino, perché... avete la Cavese, poi in casa il Cittanova, addirittura la trasferta in casa alle Cerenare prima del derby con il Rende, che chiaramente sì, siete un po' in lotta entrambe. Tutte partite importanti. Guardi, le devo lasciare un attimo. Va bene. Arrivederci. Ci risentiamo, grazie al direttore generale Giannoni.